caprette. Ragazzi, è arrivato il momento di rimetterci in marcia. Buongiorno innanzitutto. Oggi ce la siamo presi molto comoda perché eravamo veramente stanchi. A me è venuto il ciclo, il che rende la situazione bagno molto più complessa adesso. E niente, ancora siamo indecisi su cosa fare oggi, ovvero se rimanere in Olanda, guardare un altro polo Olanda, dormire qua e domani entrare in Germania, o se entrare in Germania già subito. Però non ci sembra di aver visto abbastanza dell'Olanda ancora, quindi mi sa che rimarremo qui un altro giorno, anche perché dobbiamo fermarci a lavorare urgentemente. Beh. Allora, abbiamo chiesto al tipo del campeggio dove potevamo comprare dei bulbi di tulipani e ci ha mandato in un posto che probabilmente è giusto, ma seguendo quelle indicazioni noi siamo finiti prima a casa di una che vendeva marmellate e che ci guardava tipo a dire vabbè, e poi ha capito quello che volevamo e ci ha detto provate nella casa accanto, che effettivamente avevano un giardino con le galline, i conigli, le piante. E questo è ciò che è successo a Marco. Ho bussato e si è avvicinato un signore, gli ho detto ma questa è la greenhouse che vende, e faceva sì, vieni, e mi ha messo al centro, mi ha portato al centro di una sala mensa gigante con un sacco di persone, tutte malformate, down, con qualche ritardo, che erano messe lì che mi guardavano. Io poi ero con la videocamera, quindi tutti facevano oh, cosa sta succedendo, e allora vado a chiedere aiuto al signore che mi ha accolto alla porta e mi ha portato lì dentro. Ma ad un certo punto si siede, ho capito che anche lui c'era qualcosa che non andava, e iniziava a guardare un tipo soltanto, tipo che dovevo parlare con quel signore o ragazzo. Quel signore era sulla sedia a rotelle, ma anche lui che non parlava, quindi io parlavo con lui e lui faceva e io ero al centro di tutte queste persone con la videocamera che cercavano di parlare. A un certo punto iniziava a dire qualcuno parla inglese, e una ragazza ha fatto allora sono andato da lei, gli faccio tu hai bulbi, ha capito palle, e mi ha fatto così, mi ha portato davanti le palle e gli faccio no, per i fiori. Allora a un certo punto siamo scappati. Alessia dove era? Ero bloccata fuori a guardare le galline, erano molto carine, e mi sa che non avevo seguito le indicazioni bene, però c'era tutto, prima a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi c'era la chiesa, poi c'era il ponte, supera il ponte a 100 metri. Poi ha detto green grocery, questa è una greenhouse, quindi boh, vabbè, mi sa che l'abbiamo trovato, un negozio che vende piante, effettivamente ha senso. Quanto costa? Non lo so, mamma mia che scomodità, troppo scomode. Allora, di sicuro questo era il posto che intendeva il tipo, perché era un fioraio, però non era il posto giusto, ci sta mandando in un altro posto e vediamo, però è l'ultimo che proviamo. Ragazzi, vi stiamo portando in un posto fighissimo, si chiama Zanzesham, non so se lo sto pronunciando bene. Noi c'eravamo venuti 5 anni fa, quando abbiamo visitato Amsterdam nel lontano 2018. E niente, è bellissimo, ci siamo tornati perché i mulini di ieri... Scusate, ci siamo interrotti un attimo perché il parcheggio dove volevamo entrare, che era pieno tutto il tempo, adesso diceva vuoto. Comunque, vi stiamo portando in questo posto fighissimo dove appunto noi siamo stati 5 anni fa e ci è piaciuto tantissimo, perché dai mulini visti ieri non eravamo per nulla soddisfatti. Per carità, patrimonio UNESCO, 29 mulini, tutto quello che volete, ma questi qua di Zanzesham, guardateli, sono molto più fighi. Tra l'altro io qui ho mangiato il toast al formaggio più buono di sempre, che non vedo l'ora di andare a prendere, speriamo che lo fanno ancora. E niente, esploriamolo insieme. Ci stiamo tornando perché ve la dovevamo per forza far vedere, è troppo bello questo posto. Queste sono solo scuse, ci siamo fatti 1 ora e 10 minuti in macchina in più del nostro itinerario solo per quel
tosta al formaggio. Ma non è vero! È verissimo, non per farvelo vedere questo bellissimo posto dei mulini, assolutamente no, aveva voglia di tosta al formaggio, siamo dovuti venire qui. Non è vero, ho pure detto, intanto hai proposto tu di tornare qua, non io, e poi io ho pure detto vabbè dai, ok, così facciamo il reel. Ormai abbiamo imparato a conoscerti. Sì, vabbè. Devo uscire subito da questo negozio, troppe statuine carine, e già quella dell'Olanda ce l'ho. Tu? Cosa? Invece cos'hai occhiato da comprare? Tutto. Ecco appunto. Ma non possiamo comprare niente, quindi andiamo. Andiamo. Turisti time. È il momento di fare la turista. Da davanti, per favore. Dai Marco, cambiati le scarpe, vatti a mettere quelle. Già scarpe. Ok. Comodo? Sì, quanto pesano. Bello. Sono simpaticissimi, ma perché li devono fare così scomodi? Perché non li fanno con un memory foam dentro, dico? Guardate, qua come li intagliano, li scavano. E dico io, dopo tutto questo lavoro, una bella soletta di memory foam è così difficile? Alcuni shoes are big. And the races we still wear them. First of all, they are very strong. They are official safety shoes. Questa è probabilmente la versione moderna. Tosta il formaggio, tosta il formaggio. Sì, sì, abbiamo capito. Waffle, andiamo. Ponticello, ponticello. Andiamo alla Free Cheese Experience, dove poi compreremo un cheesy toast. Se è quello dell'altra volta, se no compreremo qualche altra cosa. Sempre di cheesy. Perché il formaggio è molto, molto buono. Mamma mia, che buono. Mo'. Sembra vera, guardate l'occhio. Che imbalsamata. Ma che dici? Mo'. Pelle di mucca, pelle di capra, pelle di pecora. Mamma mia differenza, devi toccarla. Io qui ho una foto e adesso la rifarò 5 anni dopo. Spero che questo sia il momento del testing adesso, anche se penso che per far assaggiare un pezzettino di formaggio anche minuscolo a tutta questa gente finiscono tipo 3 forme grosse così. Questo sembra simpaticissimo al tatto. Particolare, sa molto di noci. Buono. Perché arriva? E si sente più la noce che il formaggio. Assaggia. Servisse all'aia. Allora, è distante nel try the chili. Allora, io sto provando con gli asparagi. Peperoncino. Particolarissimo, buono. È la nostra quarta fetta. Perché ho provato quello tradizionale, pure buonissimo. Non mi è piaciuto. E poi tu che hai provato? Alle. Non mi viene italiano, chesternuts. Alle noci, alla castagna. No! Vabbè, crusher nuts. Non lo so. E io ho provato quello del cocco pure, così così. Deve essere buona. So this is the herbs and garlic. Non ce la faccio più ad aspettarla. Ma non è vero. Quanti li hai mangiati? Mi ha appena detto entra da lì, entra da lì. Quanti ne hai mangiati? Quanti ne abbiamo mangiati? Ne abbiamo assaggiati parecchi. Tutti molto buoni. Il vero problema è che vendono soltanto le forme giganti. Come facciamo a comprarlo se non abbiamo il frigo? Allora, il prezzo non è nemmeno inaccessibile. Una forma è sui 15 euro. Ma anche da 8, 9. Aspetta, ad esempio quello col calapegno è affumicato. È soltanto 10,95 euro. Ed è stato il mio preferito in assoluto. Il problema è che appunto non vendono pezzi piccoli. Io magari da qualche altra parte vendono pezzi piccoli, perché una forma intera non abbiamo come portarcela. Significherebbe buttarla. Ne dubito, perché abbiamo avuto lo stesso problema l'altra volta. Ciao.
trovato? Cosa hai trovato di carino? Un liquore, un mini liquore al sapore di dei wafer. Carinissimo. Molto carino. La pecora nera. Forse l'abbiamo trovato! Forse è questo di qua, l'è andato dentro alla vascoperta. A noi è sembrato di riconoscere l'esterno. Tornerà? Con un toast? Lo sta facendo? No, non lo so. Ma era questo? Oh, non lo so, dice che qui non lo fa da nessuna parte il toast. How much? This with marshmallow inside. Marshmallow. And chocolate. La depressione nei suoi occhi. La depressione nei suoi occhi. Non lo fanno più. O non l'hanno mai fatto? No, l'hanno fatto perché l'ho mangiato seduta su quella panchina. Ma non lo fanno più. Ora torno a quelli del formaggio e vedo se me lo fanno. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Magra consolazione. In ogni caso avremmo dovuto prenderlo comunque. Buono comunque. Però voglio il chili d'olio. Comunque questo qui è, o meglio, era il wafer o waffle tipico dell'Olanda con al centro il caramello e anche un po' di cannella. Molto buono. Solitamente si trovano nei supermercati confezionati, ma in questo caso è fatto fresco. Buonissimo. E adesso basta. Basta. Non mi fare girare le pale. Basta mulini. Comunque ho trovato la prova che io qui avevo comprato un cheesy toast. Perché ho chiesto ovunque, no ma qui non ne facciamo, no ma qui non ne facciamo toast, no ma non ne abbiamo mai fatti. Pure Marco, no ma sicuramente ti ricordi male. Ho trovato la prova, cartacea, visiva, digitale. Io seduta sulla panca con quell'esatta capra in quell'esatta panca con un toast di formaggio in mano. Finale quando? Qua! Qua! Poi sembra che gli dici di guardare di qua! The next day. Buongiorno. Che fai? Belgian waffle con la Nutella. Ok. Come colazione in Olanda. Tutto regolare. A proposito, com'è finita la giornata di ieri? È finita che alla fine siamo arrivati in questo campeggio un po' sperduto. Che ieri sera sembrava un po' così, nel senso che l'area comune, c'è un'area comune molto carina, ma dove eravamo messi noi, ma sembravamo dispersi in una selva oscura perché non ci sono lampioni. Però ora di giorno è molto carino. La stanza, quella al chiuso, molto carina, dopo ve la facciamo vedere. Tanto che abbiamo deciso di stare un'altra notte per lavorare. Guarda, fai vedere fuori. Lì c'è la tendina. E la giornata di ieri com'è finita invece? Niente, dopo i mulini abbiamo fatto 2 ore di strada per arrivare qua. Allora, stiamo sfruttando questa giornata in tutto e per tutto, cominciando con lavare tutte le nostre mutande e calzini. E adesso vado a lavarmi anch'io. Mentre io comincio ad andare nella stanza molto carina che c'è qui a lavorare. Ah, questa è la saletta interna di cui vi parlavamo. Qui c'è un frigo, un freezer. Come vedete è molto carina, lì c'è il tavolo da biliardo, anche quello un po' più piccolino, zona divanetti, questa tavola rotonda dove ieri c'erano tutti i signori anziani a bere whisky, quest'altra tavola dove mi sa che mi collocherò a lavorare,
la mappa con le varie attrazioni, la password del wifi, la stufa. E poi quindi puoi fare tè e caffè pagando 1 euro, ma te lo fai in autonomia. Mentre ci sono pure le uova che puoi prendere per 15 centesimi, così come le cipolle. E qua ci sono tutte le cose per farsi tè e caffè. E supponiamo si mettano i soldi in questo salvadanaio. La giornata lavoro è ufficialmente cominciata. Sto mettendo in ordine le clip e c'è davvero un macello, perché man mano che giriamo in città ci va finendo la memoria nelle schede SD, quindi cambiamo schede SD, quindi abbiamo in ogni schede SD un po' di Francia, un po' di Lussemburgo, un po' di Svizzera, un po' di Belgio, e niente, sto cercando di mettere tutto in ordine. Abbiamo deciso di cenare con le uova uscite proprio ora dal culetto della gallina. A 15 centesimi per uovo, quindi 60 centesimi. Una frittata per me. Pagare e sorridere. Buongiorno, oggi non ci siamo fatti ancora vedere, anche se sono le 2 del pomeriggio, perché abbiamo passato tutta la mattinata a dormire, perché abbiamo passato tutta la mattinata a lavorare. Infatti abbiamo deciso di stare in questo campeggio ancora per un'altra notte, proprio per recuperare le forze, lavorare, e perché ho il ciclo e qui c'è il bagno, quindi cosa molto importante. E comunque se ne sono andate tutte le tende che erano in quest'angolo, infatti noi in quest'angolo non c'eravamo neanche approcciati, non l'avevamo proprio visto. È molto carino, c'è pure un salottino con divanetto e sedioline, quindi abbiamo deciso di trasferirci qua molto velocemente. Abbiamo messo la tenda e la macchina e adesso Chef Alessia sta preparando il pranzo, una buonissima pasta col pesto, e mentre Marco fa la color correction negli altri video. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in questi 2 giorni praticamente siamo quasi spariti, non vi abbiamo fatto vedere più nulla perché di fatto non abbiamo fatto altro che rimanere in questa stanza a lavorare. Oggi però ci stiamo rimettendo in marcia, stiamo facendo asciugare la tenda perché stanotte ha letteralmente diluviato e niente, quindi fulmini, tempeste, lampi, bro 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 bro. Ah, passa la voce e gli altri dormono. Scusa. Comunque, considerazioni sull'Olanda prima di chiudere. Ma queste domande non me le puoi fare dopo 2-3 caffè? No, adesso. Ok, allora già ci siamo già Vabbè, stati. Vabbè, bellissima. Bellissima, ci siamo già stati comunque. Si mangia bene. Molto colorata. Mm-hmm. Le persone sono molto cordiali. Ti attaccano a parlare subito alla prima occasione. Esatto, alla pompa di benzina, tra l'altro ho chiesto aiuto per l'adattatore della pompa GPL a un signore di qua, simpaticissimo, è rimasto a parlare con me, da dove venite, voleva aiutarmi in tutte le maniere, ma ovviamente avendo l'attacco era diverso, quindi comunque persone sì, molto cordiali. E niente, super colorata, i mulini bellissimi, mm-hmm, vale assolutamente una visita. Sì, decisamente. Sì. Rotterdam è molto carina, ma molto diversa da Amsterdam, mm-hmm, cioè è una città super nuova, mentre esatto, Amsterdam l'ho preferita, devo dire. Ci sono dire degli scorci a Rotterdam che ci hanno ricordato Amsterdam, ma proprio piccolini, mentre Amsterdam è tutta così. Esatto, e quegli scorci sono stati i nostri preferiti, quindi comunque Amsterdam sì, la preferiamo. Se dovete vedere dei mulini, assolutamente andate a Zanzesham, perché mm-hmm, è fighissima, sì, bellissima. Sì, sì, sì. E niente, quindi chiudiamo qui questo video e mm-hmm, ci vediamo in Germania, che fra poco entriamo. Ciao! Danke! Danke!